Ottime notizie in casa Inter. Inter e Moncler, accordo ufficializzato per i prossimi 3 anni. Moncler, una casa nativa francese di lusso per quanto riguarda i capispalla, le giacche, ma poi per l'abbigliamento in toto. E vestirà l'Inter e i suoi campioni e accompagnerà, speriamo, l'Inter per i prossimi successi. L'Inter ufficializza la partnership con Moncler, mentre io ufficializzo la mia partnership con checcalcio.net. Allora, tute, magliette, completini, tute bambino, tutto quello che volete, giacche, piumoni, mandarini e mandaranci su checcalcio.net, tutto rigorosamente replica, ok? Non sono capi originali dallo store. Se siete ricchi, a differenza mia, comprate la maglia ufficiale a 100 e passa euro su, tutti i prodotti ufficiali sui canali ufficiali dell'Inter. Se siete poveri come il sottoscritto, ragazzi, le tute a 45 euro, se non sbaglio, le magliette da calcio a 30 euro, i completini con calzettoni e pantaloncini a 35 euro. Quindi, per chi è povero come me, mi raccomando, checcalcio.net, c'è l'opzione natalizia, la promozione natalizia, vi lascio tutte le informazioni qui sotto in descrizione. L'unica cosa che vi chiedo, ragazzi, una cosa, solo una. Utilizzate il codice sconto MB. Oggi andiamo ad aprire, ma guardate come arrivano i pacchi, con l'ologramma. Questa è una giacca del Liverpool a vento, con gli ologrammi, con tutti i cartellini, con i loghi dove devono stare. E io con questa mi ci alleno. Un Liverpool che dal 2005 in poi ci ha regalato una delusione e anche tante soddisfazioni fino a quest'anno, umiliando il Milan all'Anfield Road, facendoli illudere che potessero rimontare. Speriamo facciano il loro dovere anche questa settimana in Champions League. Ma intanto vi faccio vedere quanto è spettacolare questa giacca del Liverpool targata checcalcio.net. Ok? Vabbè, fa caldo. Già sto morendo di caldo. Ti vedreste sulla panchina del Liverpool al posto di Klopp? Speriamo di no, perché significa che magari non trasmetto troppo interismo. Quindi leviamoci subito questa giacca, che io sono un po', diciamo, allergico, nonostante sono squadre che a me stiano simpatico a indossare materiale delle altre squadre. Quindi, ritornando alla notizia di oggi, Inter e Moncler. L'unica cosa che mi dispiace, ragazzi, è che magari qualche anno fa si sperava a gennaio l'acquisto di qualche giocatore. Adesso, visto che la situazione finanziaria è pessima, non per noi, per il calcio mondiale, bisogna anche gioire di trovare nuovi sponsor e nuovi investitori in un'azienda calcio che, tolto gli arabi, gli sceicchi, i petrolieri, i produttori di gas, produttori tra virgolette di gas, vede una crisi nerissima. È quello che sta accadendo anche alla Juve, che dovrebbe essere la società più potente d'Italia, e la controprova. Quindi gioiamo pure per l'arrivo di Moncler. Sempre più stilosa la nostra Inter, come diceva una vecchia coreografia, i pussi e bè. Ok? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché calcio.net, vi raccomando, usate il codice sconto qui in descrizione, MB. Ciao!